In questa puntata la crossover urbana di casa Ford diventa sempre più raffinata e a misura di città, ma anche perfetta per il tempo libero. Nella nostra prova tutte le novità della rinnovata EcoSport 2016. Renault Mégane GT, la francesina graffia tra le compatte sportive. Ecco la nostra prima presa di contatto con la raffinata Gran Turismo compatta Renault sulle sponde dell'Oceano Atlantico. Provaci ancora, Seb. Il cannibale Leb, dopo la Dakar dello scorso gennaio, si appresta ad affrontare una nuova avventura con Peugeot, il campionato mondiale Rallycross. E a seguire, le news di Autolink. Look davvero baby fuoristrada se si opta per la ruota di scorta montata sul portellone posteriore o da raffinata crossover modaiola urbana se si preferisce il kit sotto il pianale. La Ford EcoSport è raffinata, confortevole e piacevole da guidare in entrambe le varianti, con doti di mobilità da far desiderare una versione 4x4. Le stagioni non sono più quelle di una volta, siamo venuti in montagna, è inverno ma sembra di essere in primavera, anche le vetture sono cambiate tanto. Ford, cavalcando il successo dei crossover SUV compatti 3 anni fa, portò anche sul nostro mercato un prodotto che già vendeva su mercati extraeuropei. Si tratta dell'EcoSport, una vettura che ha avuto un buon successo di pubblico in un segmento che continua a piacere, a crescere nel nostro paese. Oggi lo rinnova e lo rende ancora più in linea con i gusti europei. La prima modifica che balza agli occhi è la ruota di scorta montata esternamente sul portellone che sparisce. Ci sono delle migliorie all'interno in termini di finiture, di equipaggiamenti, un nuovo volante, la leva del freno posizionata in una posizione più ergonomica, più a portata di mano, nuovi accessori, insomma un prodotto che migliora il suo appeal, la sua qualità percepita per l'utilizzatore, nuovi i motori che diventano tutti Euro 6. La vettura che proviamo oggi è il nuovo 1500 TDCI da 95 cavalli, quindi 5 cavalli in più del modello precedente, consumi che però scendono a 4,4 litri per 100 km, emissioni ridotte a 115 grammi chilometri. Insomma, una vettura che riesce davvero ad abbinare dimensioni a misura da città, da city car, costi di gestione da city car, abitabilità interna da MPV compatto da famiglia e un aspetto da SUV che chi vorrà sottolineare ulteriormente potrà comunque sempre richiedere con la ruota di scorta montata sul portellone. È un'opzione che si può ottenere senza alcun sovrapprezzo. Il fatto di eliminare la ruota posteriore rende questo crossover urbano ancora più adatto agli spazi angusti della città. Infatti la sua lunghezza si riduce a 4 metri, a una misura inferiore ai 4 metri, quindi perfetta per la città, insomma una city car con la faccia da SUV. Portellone senza più la ruota di scorta montata esternamente, risulta dalle linee molto più pulite, più fluide. L'apertura rimane sempre incernierata
lateralmente come sui fuoristrada veri, e la capienza del bagagliaio rimane ottima, si va dai 375 litri in configurazione 5 posti, ma si può arrivare fino ai 1275 ribaltando gli schienali del divano posteriore anche in maniera frazionata. Una lunghezza, dicevamo, quindi inferiore ai 4 metri, un aspetto da SUV quasi cattivo, specie nel frontale, passaruota muscolosi, ma anche abitabilità, prova di famiglia. Ovviamente davanti è confortevolissima, con un grande sviluppo verticale in altezza per la testa dei passeggeri anteriori, ma quello che vogliamo farvi apprezzare è lo spazio che viene riservato ai passeggeri posteriori. Davvero quattro adulti viaggiano più che comodamente, lo spazio per le gambe è ampio, e così anche quello in altezza e in larghezza. Insomma, una macchina compatta ma molto spaziosa e molto pratica e versatile. Si apprezza su questi percorsi guidati la grande maneggevolezza di questo EcoSport e soprattutto la fluidità di marcia. Il motore è davvero molto regolare nella sua erogazione, i cavalli, lo ricordiamo, sono 95, ma è davvero piacevole da guidare. Chiaramente non è un mezzo che permette prestazioni sportive, però è confortevole, permette anche lunghe percorrenze, davvero una bella macchina, molto, molto facile, molto riposante da guidare. Oltre alla grande rotondità di funzionamento di questo propulsore, si apprezza molto anche la silenziosità, silenziosità che non risente nemmeno dei fruscii che su questo tipo di vetture spesso sono molto presenti. Quindi anche dal punto di vista aerodinamico un gran bel lavoro da parte dei tecnici di Ford, nonostante gli specchietti retrovisori di grosse dimensioni, le gomme comunque di sezione piuttosto generosa, e l'aerodinamica che risente delle forme da vero fuoristrada, davvero anche nella guida autostradale, nella guida ad alta velocità non si sente nessun fruscio di tipo aerodinamico, quindi anche questo contribuisce a regalare un notevole comfort di bordo. Se dovessimo riassumere in poche parole le caratteristiche di questo Ford EcoSport, diremmo che l'immagine è davvero da SUV, tanto da far rimpiangere anche una trazione integrale, ma questo Sport Utility, come dice il nome stesso, è anche eco, quindi una guida facile da city car, costi contenuti, con il plus di abitabilità e versatilità da auto anche adatta alla famiglia. Insomma, è spaziosa, è confortevole, quindi direi che EcoSport potrebbe essere l'abbreviazione di EcoSport Utility, un modo simpatico, accattivante di vivere una vettura a misura da città. Uno dei motivi di successo di questa tipologia di vettura è sicuramente la posizione di guida rialzata, e dobbiamo dire che anche da questo punto di vista il nostro EcoSport riserva una piacevole sorpresa. Infatti la posizione di guida è veramente da piccola fuoristrada, l'ergonomia è perfetta, il volante è stato rinnovato, è finemente rivestito in pelle con cuciture a vista, parti in alluminio. Insomma, c'è stato un grosso balzo in avanti in termini di materiali e rivestimenti, ma soprattutto a livello di quello che si percepisce al tatto e alla vista. La dotazione elettronica, tecnologica, è come su tutte le Ford di primissimo piano. Abbiamo il sistema Sync, che permette di dettare messaggi, di ricevere messaggi, di telefonare in Bluetooth, ma c'è anche la possibilità di attivare la chiamata d'emergenza in caso di collisione. Basta avere un telefono cellulare connesso via Bluetooth con il sistema
di infotainment. Insomma, una vettura ben dotata, una vettura piacevole, una vettura che viene venduta con una gamma molto ampia, con motori benzina, diesel, i turbo EcoBoost, e con prezzi che in Italia partono dai 18.500 euro. Design originale, comfort da prima della classe, tanta tecnologia e un dinamismo che non ti aspetti. È la nuova Renault Megane GT, l'alternativa francese alla migliore concorrenza teutonica. Un design totalmente rinnovato su Megane, è più bassa, è più larga ed è più lunga. Questo gli conferisce un look decisamente più sportivo. A questo si aggiungono i fari a LED con una firma luminosa AC frontale e un'altra firma luminosa nel posteriore. Megane usufruisce di tutta la tecnologia di un segmento D perché condivide la piattaforma con Espace e con Talisman. Questo vuol dire l'AeroLink 2 con questo schermo capacitivo da 8,7 pollici, vuol dire il Multisense che offre al guidatore 5 modalità di guida totalmente diverse tra di loro, vuol dire il sistema 4 ruote sterzanti 4 Control che di solito viene offerto su una vettura sportiva e che è di serie sulla nostra GT. E infine tutti i sistemi di assistenza alla guida, come LED Up display a colori, il Visio System e tanto altro. Megane offre una gamma di allestimenti molto ampia, 4 livelli di allestimento per la gamma volume e 2 decisamente più sportivi, il GT Line per un look più sportivo e il GT che con il sistema 4 ruote stressanti 4 Control offre una maneggevolezza e una sportività unica nel segmento. Le motorizzazioni partono da 90 cavalli fino a 205 cavalli. Sulla Megane di volume abbiamo 3 diesel da 90, da 110 e da 130 cavalli, 2 benzina, uno da 100 e uno da 130 cavalli, mentre sulla versione GT, la versione più sportiva, 2 motori molto potenti, un TCE da 205 cavalli e un DCI da 165 cavalli. I prezzi di Megane partono da 18.650 euro per la versione Life con benzina da 100 cavalli. Il cuore di gamma sarà chiaramente sull'Intense, una versione molto equipaggiata con il DCI da 110 cavalli, sia in versione manuale che automatica. Megane si inserisce in una fascia di mercato affollata e competitiva, ma con molte frecce al suo arco per affermarsi. Dopo Talisman e altre 4 novità quest'anno, è il momento di Megane che si inserisce in un segmento molto tosto. Con quali frecce al suo arco? Innanzitutto un design, uno stile che significa molto perché spiega la macchina. Quindi uno stile dinamico con una macchina più bassa, più lunga, delle caraggette molto larghe che fanno sì che lo stile del design della macchina esprime quello che è una macchina di uno stile di guida abbastanza sportivo, anzi sportivo, e con dei motori che appunto sono in linea con quella offerta. Abbiamo delle versioni tranquille, partiamo da un motore diesel da 90 cavalli, però andiamo fino a una versione GT da 205 cavalli. Bella da vedere, bella da guidare, molto ricca, e c'è un punto che avremmo voluto sviluppare su quella macchina, è una qualità degli interni assolutamente al di sopra di quello che si faceva nella Renault. È importante di dire che la base della Megane è la stessa base della Talisman e dell'Espace, che ci ha permesso di avere tutte le prestazioni che si sviluppano su quelle macchine grandi, quasi di lusso, che sono delle prestazioni di sicurezza, delle prestazioni di infotainment. Cosa vi aspettate in termini commerciali da questa vettura?
Ma aspettiamo di convincere gli italiani che quella proposta nostra è vincente. Numeri non le diamo così. Proporremo la versione station wagon nella seconda parte dell'anno, dopo l'estate, e poi ci saranno pure le versioni che non sono le versioni, altri prodotti sulla stessa base che sono Scenic e che vedremo dopo. Dalla carta alla strada, la francese mette in mostra tutte le sue qualità migliori, riuscendo a entusiasmare nelle versioni al top della gamma che si fregiano della sigla GT. Nelle varianti a benzina da 205 cavalli, ma anche diesel da 165 cavalli. Straordinarie stradiste, capaci di strappare più di un sorriso sul misto. Ecco com'era la Mégane, nella versione tra l'altro GT Line, che è omologa di quella che stiamo provando adesso. Questa versione ovviamente è dotata delle quattro ruote sterzanti, quindi del sistema 4Control di Renault, e questo aggiunge parecchio, bisogna dirlo, nella dinamica, nell'handling, perché basta molto meno sterzo per fare le curve e dà quella sicurezza di un retrotreno ben piantato per terra che segue bene le curve. Inoltre il nuovo cambio a 7 marce EDC è molto veloce, molto preciso e ha una nuova funzionalità molto apprezzata e utile, che è la scalata multipla. Quando in fase di frenata si tiene tirata la paletta sinistra dietro lo sterzo, la scalata è automatica e si inserisce automaticamente, quindi la marcia più bassa possibile, come in questo caso. Rigido, quindi si presta anche per dei lunghi viaggi e sulle sconnessioni non è fastidioso. Inoltre i sedili sono veramente avvolgenti in accaltare le pelle e danno veramente una sensazione di controllo del mezzo. Ora però il sole sta per tramontare, purtroppo dobbiamo riportare all'ovile questa divertente Renault. Ci riserviamo ovviamente di portarla in pista, dove è giusto che vada per ruote in pista, nelle prossime settimane, quando l'avremo a disposizione per un po' più di tempo, e vi rimandiamo a un prossimo appuntamento su questa bella immagine del tramonto sull'oceano. Sebastian Loeb non smette di stupire e così, dopo aver vinto 9 campionati del mondo rally, aver corso in pista nel Mondiale Turismo, aver vinto la leggendaria cronoscalata Pikes Peak stracciandone il record e aver dominato da assoluto neofita la prima parte della Dakar 2016, poi chiusa al 9° posto, il campione francese, non pago, si cimenterà quest'anno in un'altra avventura. Il campionato mondiale Rally Cross. Proprio per celebrare l'inizio di questa nuova sfida, l'alsaziano ha girato di recente uno spettacolare video che lo vede protagonista insieme al suo nuovo compagno di squadra Tim Janssen di una folle corsa sul ghiaccio. I due, neanche a dirlo, se ne danno di santa ragione tra derapate, controlli al limite e adrenalina che scorre a fiumi. Le vetture sono quelle del campionato mondiale, le 208 VRX Supercar da ben 550 cavalli, circa 200 in più della 2008 DKR, guidata lungo le Pampas del Sud America in gennaio, tutt'altro che un problema per un pilota del suo calibro, anzi. Mi sono divertito molto a guidare questa macchina perché è molto potente, ha un buon bilanciamento e la trazione integrale, poi avevamo le gomme chiodate come nel rally di Svezia.
E poi girare con due macchine è stato ancora più divertente. Quindi devo dire che girare questo video è stato grandioso. È stato assolutamente grandioso, perché queste macchine sono davvero divertenti da guidare. E sul lago ghiacciato con le gomme chiodate è incredibile il grip che avevamo. La pista era davvero fantastica e guidare insieme a Seb in questo modo, beh, wow. Dopo aver scritto la storia dei rally ed essersi cimentato con successo in diverse discipline del motorsport, il buon Loeb ha ora dunque deciso di scrivere un nuovo capitolo del libro della sua carriera, andando alla conquista col team Peugeot del mondiale Rallycross. Lo scorso anno il team, capitanato da Kenneth Hansen, è arrivato a un soffio dalla conquista del titolo col giovane Timmy Hansen, che ha chiuso la stagione al secondo posto. Ma ora, con l'arrivo di un'icona come Loeb, si punta con decisione alla vittoria finale. Anche se ancora una volta il buon Seb si troverà alle prese con un tipo di gare totalmente nuovo per lui. Le macchine sono molto belle e divertenti da guidare, e poi ci sono delle grandi battaglie tra piloti e vetture diverse, con oltretutto una serie diverse di gare durante il giorno. Quindi c'è una grande pressione ed eccitazione, e mi piace molto questa atmosfera. E poi a me piace molto anche cambiare. Ho fatto rally, ho fatto la pista nel turismo, ho fatto la Dakar. Avendo la possibilità di confrontarmi con uno stile diverso di guida e vetture diverse, mi piace molto. Conosco il nostro team manager Kenneth Hansen da molto tempo e so che è una bella persona. Quindi sono contento di lavorare con il suo team. So che hanno sempre preparato delle ottime macchine, quindi non vedo davvero l'ora di partecipare alle prime gare con questa macchina, perché sono sicuro che sarà molto competitiva. E poi so che tutta la sua famiglia è coinvolta nei rally cross e fanno sempre del loro meglio, quindi è bello far parte del gioco. Sebastian Loeb è sempre stato il mio idolo, lo seguo da quando ero bambino e lui vinceva già i campionati del mondo rally. Una volta lo incontrai e gli chiesi l'autografo, e ora lavoro insieme a lui, è davvero incredibile. E lavoriamo anche molto bene insieme. Avere qualche consiglio da lui è sempre un'ottima cosa, perché ho molto da imparare. Però sono anche specializzato nei rally cross, quindi anche lui può imparare qualcosa da me. Ecco perché spero che potremo portare il team avanti, collaborare bene insieme e spingerci oltre i nostri limiti. Il campionato mondiale Rallycross partirà in Portogallo il 15 aprile e si chiuderà in Argentina il 27 novembre, date che comunque non impediranno a Loeb di continuare ad allenarsi per la Dakar 2017, alla quale parteciperà sempre con la Casa del Leone. Vedremo se il cannibale dei rally riuscirà a vincere sin da subito. L'auto elettrica protagonista al convegno Innovazione e futuro dell'auto per una sostenibilità ambientale, organizzato da Regione Lombardia. Marcello Pirovano, presidente della Compagnia dell'Automobile, ha fotografato la situazione dell'auto elettrica in Italia, in forte ritardo rispetto alla media europea. L'auto elettrica è uno dei problemi più importanti di questo periodo dello sviluppo dell'automobile. Ovviamente la Compagnia dell'Automobile non può che essere favorevole a tutto quello che va nella direzione di un ambiente più salvaguardato e di un'aria più pulita. Quello che è bene però ricordare è che l'automobile di suo concorre all'inquinamento soltanto per l'8%, nonostante tutte le accuse che le vengono rivolte. E quello che interessa è che l'automobile elettrica, così come viene proposta dai costruttori, è sempre più avanti di quelle che sono le richieste della politica, la quale sì, certo, si occupa e programma, ma non mette mai una data certa sulle realizzazioni. Noi vogliamo che l'auto elettrica, così come lo sviluppo dell'automobile, abbia delle tappe costanti, regolate, con delle date fisse per cui ne guadagni l'automobilista e l'ambiente. Le case sono pronte, come hanno dimostrato al convegno i rappresentanti di Renault e Mitsubishi, e gli automobilisti sono sempre più attenti al tema della mobilità elettrica. Ma bisogna farsi sentire a gran voce dalle istituzioni e dagli altri attori della filiera.
La Compagnia dell'Automobile è un'associazione ovviamente senza fine di lucro che si propone di aggregare il maggior numero possibile di quei 45 milioni di automobilisti che, pur essendo così tanti, non contano niente se non per fornire soldi da una specie di bancomat che loro rappresentano per ogni richiesta delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali. Vogliamo contare in funzione della forza che rappresentiamo. Se anche voi volete farvi sentire, iscrivetevi alla compagnia sul sito www.compagniadellautomobile.it. Al recente salone di New York, Jeep ha ampliato la gamma del Grand Cherokee lanciando un nuovo modello Trailhawk, fuoristrada duro e puro e, ai vertici del lusso, la raffinatissima versione Summit. E per celebrare il suo 75esimo anniversario, tutti i modelli Jeep si arricchiscono inoltre di una versione in edizione speciale 75th Anniversary, caratterizzata da un'esclusiva colorazione verde, cerchi low gloss bronzo e sedili con logo 75esimo anniversario in tessuto ombre mesh. Per questa settimana è tutto. L'appuntamento con Ruota in Pista è per domenica prossima alle 20 su Sport Italia.